Eccoci qua, ci siamo, dovremmo essere in diretta anche su YouTube adesso. Magari confermatemi sulla chat. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta che copre diversi territori, il territorio bolognese e modenese, per l'osservazione dell'eclisse parziale che c'è in questo momento. E vi condivido subito il mio schermo per spiegarvi un po' che tipo di evento è questo. Dovreste vedere la copertura, ok? E le fasce di diversi colori indicano una diversa intensità dell'eclisse. Quindi praticamente il disco della Luna passa davanti al disco solare e l'intensità vuol dire quanto il disco solare è coperto. Come vedete, noi siamo qui, quindi indicato da questo puntino azzurrino e siamo davvero al limite della visibilità di questa eclisse. Comunque è un evento molto interessante anche perché in questa diretta riuniamo diversi gruppi di astrofili, quindi in particolare abbiamo da Cento, dalla Piazza della Rocca di Cento in provincia di Ferrara, il gruppo Astrofili Centesi, abbiamo l'Associazione Astrofili Bolognesi, abbiamo l'Associazione Astronomica Geminiano Montanari collegata dall'Osservatorio di Cavezzo in provincia di Modena. E abbiamo il gruppo Astrofili Persicetani collegati dall'Osservatorio di San Giovanni in Persiceto. E anche in questa diretta faremo vedere, diciamo, qual è lo stato dell'eclisse in diverse posizioni. Eccoci qua, quindi questo è, siamo più o meno, diciamo, alle 11:50, l'eclisse parziale è appena iniziata. La copertura, come vedete, è molto piccola. Se ci spostiamo, abbiamo il massimo a questo punto, alle 12:21. Come vedete, questo è il massimo che riusciamo ad avere come copertura del disco solare, e poi l'evento terminerà alle 12:56. Questo è calcolato per Bologna, ma diciamo è molto simile anche per le altre città. Vi ricordo che se volete vedere l'eclisse solare, non utilizzare strumenti come binocoli e telescopi perché il sole produce danni gravi anche alla vista, ma c'è un modo per osservarla anche con strumenti molto semplici, nel caso di un binocolo utilizzando in modo invertito, però fate attenzione insomma a non riscaldare troppo al surriscaldamento delle ottiche, oppure in modo molto più semplice facendo un buco in un cartoncino e orientandolo in direzione del sole e vedrete l'ombra con il piccolo disco della Luna che nel nostro caso, ripeto, è molto molto difficile da osservare. Quindi noi ci collegheremo con gli osservatori che hanno della strumentazione che consente di vedere queste cose molto molto bene. Ok, quindi direi che io ho dato stoppo. Eccoci qui, abbiamo ben 30 persone in diretta, quindi io direi di presentare una alla volta le persone che sono collegate. E magari partiamo da Riccardo, che si trova in questo momento nella Basilica di San Petronio a Bologna. Riccardo, ci senti? Eccoci. Sì, ti sento, senti me? Tu mi senti? Ok, non so cosa state vedendo perché non vedo. Ah, eccomi qua. Allora, al momento qua non si vede molto bene, sono all'interno della Basilica di San Petronio e sfortunatamente è nuvolo, quindi non si vede praticamente nulla. Dovrebbe proiettarsi su questa colonna perché è la colonna che è, diciamo, rappresenta più o meno, è nella traiettoria delle 11-12 dell'ora, diciamo, l'ora legale e dovrebbe piano piano proiettarsi verso il basso. Qua c'è un sacco di gente che è venuta sapendo che c'era l'eclissi oggi con il giornale, mi hanno detto tutti quanti. E niente, prima di raggiungere la meridiana famosa di San Petronio, dovrebbe proiettarsi l'ombra del sole con l'eclissi sul pavimento e prima ancora sulla colonna. Però al momento non si vede nulla, sfortunatamente. Quindi rimaniamo in attesa e magari si potrà vedere anche dentro questa chiesa. Intanto vedo che si vede molto bene in altre zone di questa delle mie, quindi passo la parola. Sono un attimo. Ok, sì, andiamo da Davide dell'Associazione Astrofili Bolognesi, che ho visto che ha condiviso lo schermo.
spiegaci pure cosa stiamo guardando qua. Così che gli si è aperto il cielo. Oh, che bello! Adesso vediamo qua. Si apre il cielo. Ok. Davide, riesci a parlare? Il microfono disattivato. Ok, magari adesso comunque vedete che comunque la copertura si vede molto bene. Questo immagino sia. Mi sentite? Una... Ok, certo, vai pure. Mi sentite adesso? Sì. No, perché ho 6.000 finestre e non riuscivo a cliccare sul pulsante apri il microfono. Allora, in questo Perfetto. Momento io mi trovo a Padulle, quindi diciamo sono abbastanza vicino a voi centesi, sono, anche se sono dei bolognesi, sono ospite molto vicino in sostanza. E, la configurazione che ho è un C8 ridotto F7 e con una videocamera astronomica, una QHY monocromatica in sostanza, quindi comunque ho avuto dei problemi, volevo utilizzare un rifrattore col prisma di Herschel ma non riuscivo ad andare a fuoco, quindi in 32 secondi, preso dal panico, ho dovuto cambiare completamente configurazione e ci sono riuscito. Oltretutto secondo me così è ancora meglio, perché essendo solo una fettina dell'1% ingrandita così si vede abbastanza bene, direi. Ok, benissimo. Se riesci a disattivare intanto la condivisione, così passiamo... Disattivo? Sì. Okay. Così passiamo... dove andiamo? Qua, osservatorio di Cavezzo. Direttamente dall'osservatorio. Riusciamo a vedere anche qui la copertura molto bene. Dovrebbe esserci Andrea Luna. Smutati. Eccoci. Ci siamo. Qua. Sono emozionatissima. Ok, quindi come dicevamo prima, questo non è Venere, quindi non è il Venere, ma il Sole con un po' di nuvole, sì, davanti. Esatto, non è Venere, no, per l'amor di Dio. Ho detto che ci assomiglia con tutte queste nubi, no, che variano, però no, non è Venere assolutamente. Magari si vedesse così Venere. Voi lo state proiettando da quale telescopio? Quale telescopio? 155 APO F9. Perfetto, quindi questa è praticamente avete attaccato la webcam e state... Abbiamo una Canon attaccata, sì. Ok, quindi possiamo vedere che adesso è completamente coperto. Ma no, è coperta la cupola. Sì, aspetta, sì. Perché qua siamo curvi domani. Ok, intanto ci spostiamo, vedo che all'eliostato a San Giovanni. No, è coperto. Eliostato a San Giovanni, smutatevi. Ci dovrebbe essere Romano collegato e... però avete il microfono disattivato. Se stavi cercando di parlare con sotto, secondo me non ti stanno ascoltando, Nicola. Ah, ok. Vedo però che stanno indicando, quindi è l'immagine giusta. Quindi qua ci troviamo in diretta da? San Giovanni. Siamo dall'osservatorio di San Giovanni, di sotto stanno guardando l'immagine proiettata nel locale di servizio sotto la cupola dell'osservatorio tramite una torre solare di 11 metri. Con due specchi che permettono appunto di vedere il disco solare e le macchie quando non ci sono le nuvole, tipo con un diametro di circa 20 cm. E adesso stiamo cercando, dovremmo essere più o meno a bolla, di collegare il LUNT, che invece è un telescopio solare in H-alfa, è quello strumento lì, che serve per vedere sia le macchie sia le eruzioni. Non credo che si riuscirà a vedere niente di tutto questo date le condizioni meteo, però anche da lì riusciamo a vedere il tacotto colorato della Luna sul disco solare. Se mi dai 5 minuti provo di... Sì, certo. Intanto passerei la parola agli astrofili centesi direttamente dalla piazza della Rocca di Cento. Thomas, ok, sei disconnesso.
Magari Riccardo, aggiornaci da San Petronio, Bologna. Ma guarda, c'è poco da dire. C'è un sacco di gente che vuole vedere le crisi, che però è venuta nel posto sbagliato. Infatti gli ho detto di andare sulla live e penso che le 20 persone siano dovute alla live, alle persone che sono qui a San Giovanni, qui a Bologna. Comunque ancora si vede poco. Non so se avete mai visto il foro mnemonico da cui viene fuori il, diciamo, il raggio solare. Eccolo là, si dovrebbe vedere. E quello là sopra, che da cui dovrebbe passare la luce solare, oggi in parte oscurata dalla Luna, ma dovrebbe arrivare qui. Ma sfortunatamente è veramente nuvolo qui. Quindi sulla colonna praticamente dovrebbe... Vedi? Ok. Però sì, qua a Bologna è nuvolo. Sì. Magari... Va bene. Chiunque abbia un'immagine più breve. Tornerei a San Giovanni, magari dalle gli ho stato sotto, se riuscite a fargli accendere il microfono, perché viene messo in evidenza colui che parla e quindi devono accendere il microfono sotto. Stanno arrivando. Ho mandato su Luca. Quindi sono le 12.03 e ci dovremmo avvicinare, sì, siamo abbastanza vicini al massimo, ma mancano ancora 10-15 minuti. Eccoci, dall'Eliostato. Sono qua, ci sono, cioè, sono Romano Serra dall'Eliostato, con anche dei bambini. È molto bello, ovviamente. Tra l'altro da qua si vede anche al centro del sole che ci sono, c'è una piccola serie di macchie in questa posizione circa, però è ovvio che il celostato è lo strumento principe in queste cose. Guardate che sposto il foglio e ci sono le, ovviamente le nuvole e il resto, insomma, però al centro lì c'è un perlage di macchioline piccole. Sì, purtroppo non si riescono a vedere, però... No, ma infatti sì, comunque quello che si vede, ripeto, è il pezzettino di luna, ecco. Poi tra l'altro la sensazione è anche che il bordo, si capisca anche che il bordo lunare non è perfettamente definito, ma è appunto corrugato, quindi in qualche modo qua si vedono anche le... diciamo le montagne, i crateri, quello che è il bordo del terminatore luna-sole, che si vede che non è un arco di cerchio definito, ma è un po' uno zigzago piccolo, ma si vede. È ovvio che messo così da come siamo, ma la bellezza di un celostato che ha una focale di 17 metri, permette un sole grande 15 centimetri e 7 mm in inverno, 15 cm e 2 mm in estate, quando la Terra ovviamente è lontana dal Sole stesso. Okay, niente, allora... così, aspettiamo ancora. Sì, intanto allora tornerei da Davide, dato che aveva proiettato l'immagine prima e si vedeva molto bene. Proviamo a vederlo anche da Davide. Se riesce a condividere lo schermo come prima, sì, per vedere... quello che diceva Romano. Entro un attimo, Nicola. Ah, quindi Bologna non c'è. Bologna è nuvolo? Qua è abbastanza nuvolo, sì. Aspetta che devo capire come... Comunque arriverà il sole. Adesso vedo che è un po' nuvolo anche con Giovanni. Anche per Siceto è sparito. Lo vedi molto a malapena. Eccoci. Invece Davide, che è a, precisamente? A Padulle, ancora si vede. Sì, si vede che è un po' irregolare, diciamo, il bordo. Non è perfettamente circolare come... Tra l'altro per Siceto, il celostato, ripeto, non c'è nessun obiettivo, sono solo specchi. Non è un telescopio.
in senso lato. Ok, però comunque si vede un po' che, diciamo, il disco lunare crea un bordo un pochino più irregolare rispetto al disco solare. Magari andiamo a 100, vedo che adesso sono... Ecco, mi infilo un attimo perché qui abbiamo dei problemi un po' di rete, che ogni tanto ci cade la linea. Sì, adesso... Però, noi abbiamo un sacco di nuvole e purtroppo tutti gli strumenti sono bui, quindi non riusciamo a fare molto. Comunque noi siamo qui alla Rocca di 100, vedete che è pieno, insomma, tanta gente è venuta, e questi sono i nostri strumenti, dovreste riuscire a vedere tutta la nostra postazione. Ovviamente in questo momento è tutto buio perché sopra è tutto quanto nuvoloso, ecco. Quindi siamo qui nella piazza in attesa che magari tra una nuvola e l'altra venga fuori il sole. Speriamo, e niente, nel frattempo ci mettiamo qua un attimo in attesa, ecco. Se c'è qualcosa, tipo di strumenti magari... avete? Allora, gli strumenti che abbiamo provato a mettere qua due telescopi con il filtro Astro Solar, non so se riuscite a vedere, un sacco di luce sul telefono, quindi che riflette. Sì, vedono. Abbiamo provato, ma con questi qua proprio assolutamente niente. Poi abbiamo uno strumento qua in proiezione, molto bello, devo dire, è un 80 mm, un 4,80 di focale. Poi qui c'è il suo sistema per poter appunto proiettare. In questo momento abbiamo su un 25 mm come oculare, che però è, come dico, tante nuvole. E poi abbiamo quest'altro bellissimo strumento che invece è uno strumento fai da te ed è un pannello che è stato costruito qui dagli astrofili. Questo pannello è un pannello fatto con nove vetri da saldatura dei DIN 14 ed è particolarmente bello. Prima è uscito un attimo il sole, è stato veramente bello perché sembra di vederlo in TV, è veramente grande, è stupendo. E poi niente, avevamo un altro sistema sempre a proiezione però con millimetri davanti, è un 25 mm, peccato, ottenuto da un vecchio binocolo, peccato che già sull'80 non si vede niente e con queste nuvole sul 25 è proprio buio. Ok, quindi vedo che ancora a San Petronio il sole non c'è. Magari io. Vai. E dopo andiamo in cupola che vedo che forse hanno... Ok. Qui che tipo di telecamera è? Cioè praticamente avete collegato direttamente una webcam al computer? È una CMOS astronomico, una Quark Y, ha il vantaggio questa qua che appunto posso giocare sul guadagno, quindi se arriva alle nuvole tiro su e si rivede, a parte quando è veramente murato. Per cui devo sempre giocare un pochino a destra e a sinistra con i cursori, perché quando poi si libera diventa bagliante. Ok, noi mancano ancora 10 minuti, quindi questa non è ancora, no, a quanto pare il punto di massimo, quindi la copertura potrà essere ancora maggiore. Sì, vediamo che oltre a una diretta sull'eclisse, questa è una diretta, sulle nuvole. Condizioni meteorologiche della bassa bolognese modenese. Bene. Magari ho visto che mi ha chiesto la parola dalla cupola di San Giovanni. Magari... Interrompo. Vai pure, sì, grazie. Ciao Nicola, allora per farvi vedere qualcosa però devo condividervi lo schermo. Va bene. Abbiamo una 5D, spero si veda, una 5D collegata con il LUNT, che è un telescopio solare con un filtro H-alfa che quindi taglia tutte le emissioni luminose del Sole tranne la riga di emissione dell'idrogeno. E questo è il motivo del colorito rossastro che vediamo nell'immagine. Normalmente si vedrebbero anche dettagli della superficie, tipo ad esempio macchie solari o eruzioni sul bordo, giocando su posizione. Al momento però naturalmente ci sono troppe nuvole, penso, per riuscire a capire qualunque dettaglio degno di questo nome. Ok, quindi in questo caso c'è una Canon, vedo, attaccata... È una macchina fotografica collegata in tethering.
che è il motivo per cui ti sto condividendo questa applicazione, che è quella che è l'applicazione che permette di acquisire immagini dalla fotocamera impostandone l'esposizione e i parametri di esposizione. E, però appunto non riesco a mandarla in full screen perché questo qui è solo, diciamo, lo strumento che serve per fare il fuoco, però avrei voluto fare un po' di foto dettagliate, ma dato il meteo purtroppo temo che non sarà possibile. Adesso comunque volevo far vedere che anche qua si vede abbastanza bene, direi, il bordo frastagliato della Luna. Siamo riusciti miracolosamente a fare un fuoco decente adesso magari provo di fare qualche foto con esposizione un po' lunga a vedere se viene fuori qualche dettaglio. Ne dubito, perché appunto con le nuvole che vedi passare sì, non c'è molto da giocare, però. Ok, perfetto. Allora a questo punto magari torniamo a Cavezzo. Torniamo a Cavezzo e anche per vedere quali sono le condizioni meteorologiche che sembrano non favorevoli. Quindi no, ok, quindi avete il microfono spento, però sì, si vede che anche lì ci sono molte nuvole. Non so, qualcuno che vuole collegarsi, vedo che ancora dalla Basilica di San Petronio non si vede tanto, perché qui a Bologna le nuvole ci sono dall'inizio della diretta, quindi non abbiamo ancora avuto modo di osservare il disco solare nella Basilica di San Petronio. Se volete posso andare io. Sì, intanto Davide puoi collegare lo schermo, condividere lo schermo. Nicola, al limite puoi anche parlare del fatto che le macchie sono anche, adesso qui non, io le vedo un pochino, però in rete non si vedono, sono anche degli ottimi punti di riferimento per misurare la rotazione del sole stesso, perché lo dice, fa la foto oggi, una foto domani, se un giorno ha fatto X centimetri, quanto tempo impiega a fare 15 centimetri per il diametro qui San Giovanni più o meno, insomma, facendo a questione della circonferenza, insomma, facendo la proporzione, vede perfettamente. E da lì capisci anche che il Sole ha una rotazione differenziale, cioè il polo ruota più veloce che l'equatore. Mm-hmm. Possiamo anche dire che questo in realtà è un evento, diciamo, abbiamo fatto un po' per prepararci anche a un evento che sarà un pochino più visibile, dovrebbe essere il 25 ottobre del 2022, se non mi sbaglio. In quel caso lì, il 25 ottobre del 2022, la copertura del disco solare dovrebbe essere un pochino più evidente. Ecco. E dovrebbero mancare circa 5 minuti al momento della massima copertura. Mi intrometto un attimo. Scusa. Vai pure Riccardo. Mi ha chiesto se stiamo facendo la diretta su Facebook. Sì. Ma non credo. Ma siete in gruppo privato però. Devo interrompere? No, lascia pure. Ah, ok. Scusa Riccardo. Sì, stiamo Posso? Facendo la diretta. Anche su Facebook? Mm-hmm. Ok. No, scusami, dovrebbero aver condiviso il link della diretta YouTube, penso. Ok. Ok, quindi ricapitolando, noi abbiamo questa diretta che copre diverse zone della bassa bolognese, modenese e anche a Cento, in provincia di Ferrara. Potete trovare i link dei rispettivi gruppi che hanno partecipato e che stanno partecipando a questa diretta nella descrizione del video su YouTube. Quindi, ricapitolando, abbiamo l'Associazione Astrofili Centesi in diretta dalla Piazza della Rocca di Cento, in provincia di Ferrara,
Davide dell'Associazione Astrofili Bolognesi, che è da Padulle e sta mostrando questa immagine in diretta acquisita col suo telescopio, e l'Associazione Astronomica Geminiano Montanari da Cavezzo, dall'Osservatorio di Cavezzo. Ci siamo collegati poco fa e sembrava nuvolo e sembra ancora abbastanza nuvolo, così come accento anche. E poi il gruppo Astrofili Persicetani in diretta dalla cupola, quindi dalla cupola dell'osservatorio, e anche dal celostato, che è uno strumento, diciamo, ottimale per osservare questo tipo di eventi. Vediamo che a San Petronio la gente è venuta a vedere l'eclisse e sta fotografando in diretta lo schermo della nostra diretta, perché è nuvolo, quindi non è possibile osservarla, purtroppo. Sarebbe stato bello vederla anche da San Petronio. A Milano si vedrà, ok, scusate, non stavo leggendo, vedo che adesso c'è anche una diretta. A Gubbio si vede, sì, si dovrebbe vedere in tutta Italia. Magari, Davide, condivido un attimo io lo schermo. È da stamattina che soffiavo per farle andare via. Niente da fare. Ok. Condivido velocemente lo schermo. Sì, sì, adesso sì, perché... Da questa parte. Questa immagine mostra la copertura di questa eclisse, la visibilità di questa eclisse. Okay? Quindi noi siamo qua in Italia, precisamente tra San Giovanni, Cento e Cavezzo, Bologna anche, e come vedete da questa immagine le strisce mostrano l'intensità di questo evento, che vuol dire in pratica quanto il disco della Luna copre il disco solare. E vedete molto bene che noi siamo qui proprio al limite, quindi sì, si vedrà da Milano, si vede da Gubbio, come ci state chiedendo, però è necessario avere strumenti particolari per vederla molto meglio, perché la copertura del disco è minima. E questo si vede nell'immagine che vi mostro ora, questa qua. Vedete che noi adesso siamo più o meno qui, quindi alle 12:19, tempo europeo, centrale, e la copertura, questo disco rappresenta la Luna che passa davanti al Sole, che invece qua vedete rappresentata dal disco bianco, e siamo più o meno al massimo. Il massimo sarà tra un paio di minuti, la copertura massima. E come vedete da questa simulazione, l'eclisse terminerà alle 12:56 più o meno. Quindi momento di massimo alle 12:21, momento della fine di questo evento alle 12:56. Dato che siamo vicino al massimo, fermo la condivisione dello schermo e magari faccio all'eliostato a San Giovanni, ok, da San Petronio. Da San Petronio. Sì, c'è qualcosa. Il sole. C'è qualcosa. Ok, si vede un po' la copertura, come vedete nell'angolo in basso a sinistra, vero? Attacca pure il microfono, così ti sentiamo meglio. Oddio, riprende perché è proprio in una posizione scomoda, però comunque un po' si vede sotto, viene invertito, vabbè. Sì, si vede che... Sì, direi. Diciamo, ovviamente sì. È un po' sfocato per la distanza dal punto, diciamo, gnomonico. Possiamo notare che è ribaltato rispetto sì, sì. Alla realtà. Oddio, non ricordo. È ribaltato rispetto alla realtà? È passo sopra o passo sotto dalla Luna? Non ricordo. Comunque si vede che è un po'
Facciamo allora, lì è ribaltato, adesso è sotto. Sì, col foro sferopeico. Una cosa, Riccardo, fai una foto, fai delle foto. Sì, sì. Va bene. Vabbè, provo a trovare una posizione comoda per... Posso infilare un attimo, Antonio, Nicola? Vai pure, Thomas. No. Allora, non so se riuscite a vederla. Sì, si vede un pochino. Riuscite a vedere qualcosa? Sì, c'è un dentello lì sotto. Ma nella parte alta un pochino si è mangiato, però abbiamo sempre tantissime nuvole. Ne abbiamo ancora tantissime nuvole, però poco alla volta si vede che appunto il disco è mangiato. Ok, ricordiamo che siamo al punto di massimo, quindi... Ok, perfetto, mi muoverei a cavesto, che vedo che c'è un momento di... l'osservatorio di Cavesto, se riuscite a smutarvi, così viene in evidenza la vostra immagine. Visto che c'è un momento di cielo sereno. A San Giovanni vedo che è nuvolo, eccoci. A Cavezzo mi sentite? Ok. Tornerei allora da Riccardo, dato che dall'immagine mi sembra che è l'unico che al momento sta osservando proprio nel momento di massimo. Ok, Davide. Se riesce a condividerci lo schermo, così osserviamo il momento di massimo. Eccoci qua. Padulle oggi, cielo serenissimo. Padulle, scusa. Insomma, è velato adesso, proprio almeno si vede. Rispetto agli altri sicuramente sono più fortunato. Sì, qui a San Giovanni c'è un nero che... Perfetto, direi, nel momento del culmine. Alle 15 hanno messo temporali. Quindi... Cercherò di sbrigarmi a chiudere la cupola, perché sennò cavo anche il telescopio, che essendo un riflettore è anche aperto, si riempie bene. Pulizie straordinarie. Sì, esatto. Quando volete che interrompa, ditemelo, sennò io. Ah, Davide, qui a quanto pare sei l'unico che sta vedendo così bene l'eclisse. Magari, ecco, Riccardo, da San Petronio, vedo che adesso magari si riesce... Sì, per un momento solo, poi dopo torniamo. Quindi tu quando vuoi. Sì, sì. Nello stato a sentire Riccardo dalla Basilica di San Petronio in Bologna, dal momento che esso sembra vedersi abbastanza bene. Faccio un po' fatica perché devo stare col pannello lì a cercare di far vedere le eclissi sopra uno schermo bianco, però comunque si vede abbastanza bene. Si dovrebbe vedere, si vedrà meglio in altri posti, però comunque si vede bene anche così. Ok, magari all'eliostato a San Giovanni in questo momento sembra un momento qui è buono. Buono? Sì. Si è giusto aperto un attimo. Era.
Comunque mi piace perché è un sistema fatto con foro stenopeico, specchi e obiettivi. È un compendio quasi anche di astronomia, di ottica astronomica. Ecco, pensare come viene fatta questa diretta usando strumenti diversi che si basano su principi ottici diversi. Bello. Eh sì, da una parte ci sono telescopi, dall'altra fori, dall'altra schermi, sicuramente... Specchi, proprio, non, quindi lenti, specchi e solo specchi... Abbiamo tutto. Esatto, esatto. Se rivolete l'immagine ditemelo. Se i Dacavezza riescono a smutarsi, così riusciamo a vedere anche il loro disco solare, che al momento è il migliore. Adesso sta venendo bello anche qua, comunque. Sta tornando. Comunque, da una notizia di servizio per Riccardo in San Petronio. Riccardo, se dovesse succedere che prima dell'1, insomma, che vedi col sole sul pavimento, ancora un po' eclissato, fai una foto. Senza lo schermo, solo col pavimento, sarebbe storica. Bellissima questa. Cos'è? Un umano che dice sta venendo bello. Vedi qua dalla cupola. Sto c'è. Bello. Mi piace. No, bello perché fatto vedere in H alfa, fatto vedere in ottico, molto bene. Questi cosa sono questi filetti fluidi? Si vede? Bello. Cosa sono? Ok, intanto riusciamo a vedere anche l'immagine di Cavezza, la vedete sulla destra, e c'è, diciamo, fissato il disco solare. Sono le 12.29, Romano. Perché io quasi quasi vado in San Francesco, perché in San Francesco il sole dovrebbe entrare alle 12.45, però non c'è nessuno con me, non riesco a farla diretta, sarebbe forte comunque... Oppure chiedo in Umbria, ok. Adesso, dato che ci stanno chiedendo qua, magari ricondivido lo schermo, così approfittiamo di questo tempo di nuvole velocemente. Così rifaccio vedere velocemente dove siamo. Eccoci qua. Allora, questa è l'eclisse di oggi, 10 giugno 2021, e in questa mappa 3D che vi mostro. Vedete la copertura, okay, dell'eclisse in diverse fasce, diciamo, del nostro pianeta. Quindi, come potete vedere, più rosso vuol dire più intenso, ma è qui, diciamo, nel nord. Noi siamo proprio al limite per poter vedere questo evento. E lo riusciamo a vedere ancora meglio da questa immagine, che mostra al variare del tempo... la copertura del disco della Luna, che vedete qua rappresentato con questo cerchio grigio, sopra al disco del Sole, questo bianco. Ora ci troviamo in questa fase, quindi più o meno è appena passato il momento di massimo, e l'evento di questa eclisse terminerà alle 12.57, quindi alle 12.57 il disco uscirà completamente, il disco lunare uscirà completamente dal disco solare. E quindi, per rispondere alla domanda che avete fatto su YouTube, sì, si vede anche in Umbria, diciamo più o meno è proprio al limite, diciamo, in Sud Italia si vede molto molto poco. E, in questo caso noi stiamo trasmettendo da diverse parti della bassa bolognese, modenese,
e in particolare a San Giovanni Persiceto. Adesso vediamo chi c'è qua. Non c'è nessuno. Da San Giovanni in Persiceto, quindi dalla cupola, e vedete Max col telescopio della cupola di San Giovanni in Persiceto. Invece, sempre a San Giovanni, ma nell'eliostato, quindi uno strumento che si trova poco al di sotto dell'osservatorio, sempre a San Giovanni in Persiceto, qui a sinistra. Qui a destra vediamo Riccardo direttamente dalla Basilica di San Petronio a Bologna. Poi abbiamo Davide. E dopo mostreremo anche il suo schermo da Padulle, sempre in provincia di Bologna. E qui invece ci troviamo a Cavezzo, in provincia di Modena. Quindi adesso fermo la condivisione dello schermo. E non so, magari Riccardo, se ci sente da San Petronio. Sì. Ok, vai pure. Ormai si vede anche qui che è praticamente verso la fine. Mi sentite bene? Sono un po' distante dal microfono. Si sente. Siamo verso la fine, si vede giusto un pezzettino di questo sole che manca, questa zona qui. E se non avessi questo schermo bianco si vedrebbe proiettato... molto male, ma verso il basso sopra questa colonna che comunque non riesce a apprezzare molto bene, quindi diciamo schermo bianco è necessario in questi casi. C'è ancora della gente che ci guarda, quindi è molto molto bello. C'è stato qualche problema tecnico con l'amministrazione che ha chiesto di non fare troppe foto perché sarebbero in teoria a pagamento dentro la chiesa, però sì, c'era un po' di gente dietro che fotografava in teoria illegalmente, però vabbè. È una cosa che si è risolta, poi alla fine mi sono perso. Qua, ok. Riccardo, okay. Sono zitto? Sì, io in teoria ho detto che è tutta colpa di Paltrinieri, quindi vedrà lui. Ah. Oltretutto un video che è un insieme di foto, sono tipo 25 fotogrammi al secondo, quindi fare un video costerebbe come 25 foto al secondo. Finiscono di costruire la chiesa di San Petronio. Così. Eccoci, fai pure Max. Giusto, così facciamo un po' di medina, speriamo che intanto le nuvole si aprano. Questa è un'immagine fatta nei pressi del massimo della copertura con il Lunt in accalfa. Ok, quindi questa foto è stata fatta più o meno alle 12:21, no? 12:22. Sì. Ok, quindi ci spostiamo adesso magari all'eliostato. Ci si sente? Da sotto? Verifico. Oppure Davide, vuoi ricondividere? Va bene. Così vediamo tutto schermo. Eclisse, sono 35 spettatori attuali. Sì. No, chiamavano? Ecco, qua dentro? Sì, ho detto che stavano chiedendo qualcosa anche a te. Qualcuno mi ha chiamato? Sì, Romano, intrattieni un po'. No, perché invece adesso io andavo a vedere in San Francesco se riuscivo a fare una cosa anche là. Comunque sì, il discorso queste nubi che abbiamo e che è così. Comunque la cosa forte è, ripeto, se possiamo prenderlo anche, cioè vederlo da San Petronio sul pavimento, oltre che sulla colonna, perché proprio in San Petronio la colonna vicino al caposaldo della grande meridiana del Cassini, che indica il solstizio estivo, cioè il granchio, tra l'altro uno che è lì vede che il carapace del granchio c'ha un cerchio e vedrà al momento del solstizio che l'ombra del disco il disco solare non lo copre tutto, nel senso che è già centrato. Questo per dire dal 1000
1675, quando fu fatta la meridiana, è già cambiata la posizione e l'inclinazione dell'asse terrestre. Si sta da 24 gradi, arriva a 22, sta lentamente diminuendo. Adesso provo, io vado in San Francesco, vediamo cosa, se vediamo anche da là. Se trovo qualcuno che viene con me a farmi da diretta. Va bene, vai pure, Romano. Cioè, è arrivato Luca adesso. Andiamo a provare, dai. Ok, magari... Interrompo. Sì. Ok. Andiamo a Cavezzo? Però è mutato. No, ci siamo, eccoci. Eccoci. Ok, prima avevo provato a collegarvi, ma eravate mutati. Purtroppo questa applicazione funziona che chi parla va in evidenza con l'immagine, quindi non è facile. Tipo adesso non vedo il video. Riproviamo. Ci siamo con il video? Non ancora. Abbiamo il microfono. Diciamo, questo è un esperimento. Magari diciamo, stiamo sperimentando questa piattaforma anche per il prossimo anno, 25 ottobre 2022, dovrebbe esserci un'eclisse un po' più evidente. Magari riusciamo a collegarci come ora da diversi punti. Quindi in questo caso, ricordo, abbiamo associazioni astrofili centesi che ci hanno mostrato prima la loro diretta dalla piazza del Guercino di Cento, in provincia di Ferrara. L'associazione astrofili bolognesi, nella persona di Davide, che ci ha mostrato la diretta dell'eclisse da Padulle, in provincia di Bologna. E l'associazione astronomica Geminiano Montanari da Cavezzo, in provincia di Modena. Il gruppo astrofili persicetani da San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. Magari vediamo gli ultimi, siamo più o meno verso la fine a questo punto, mancano ancora più o meno 5-10 minuti, forse anche un po' di più. Dovrebbe finire, diciamo, l'evento ufficialmente alle 12:57, però diciamo più passano i minuti, meno si vedrà la sovrapposizione del disco. Si sta rimpicciolendo bene, si vede. Eccoci, qua siamo a San Giovanni. San Giovanni. Pare che si sia infilato il sole in un buco tra le nuvole, ecco, adesso si sta ricoprendo nuovamente, naturalmente, però ora lo vediamo più o meno in tutto il suo splendore. Speravo di vedere qualche dettaglio, ma ho fatto delle foto, dopo le elaboro, ma non sono molto ottimista. Qua ci chiedono se in Svizzera si vede. Sì, si vedrebbe anche in Svizzera. Siamo più o meno però verso la fine dell'evento. Più passano i minuti, meno sarà evidente. Per un attimo c'è stato un flash di luce, ma non sembra convinto per niente, anche perché il cielo è uniformemente bianco.
magari Riccardo, vedo che adesso il sole, il disco solare è sul pavimento della Basilica di San Petronio Bologna, se riesci a farci vedere il dettaglio. Adesso provo a inquadrarlo, aspetta. Allora. Quindi magari se riesci a avvicinarlo un po' di più. Ok, perfetto. Allora, così si vede abbastanza, così si dovrebbe notare abbastanza bene ancora la parte ancora in ombra, però se vado vicino, no, grazie. Non so se si vede, sai. Sì, diciamo si confonde un po' con la trama del pavimento. Ecco sotto. Ora non riesco neanche io a vedermi questo. Magari prova a appoggiare il pannello bianco sul pavimento. Sì. Così si vede meglio, no? Sì. Si vede che c'è ancora un denticello, diciamo, che non è l'ombra della tua testa, sì, esatto, ma è l'ombra della luna sul disco solare. In teoria per terra si vede lo stesso. È qua sotto. Sì, metterei. Ok, vedo che Luca si è collegato da San Giovanni. Può essere perché veramente è con Romano all'interno della Basilica di San Francesco. Forse stanno ancora trasferendo. Sarebbe bella netto adesso, eh? Fai pure. Sì. Intanto Davide, se vuoi ricondividere schermo immagine. Ok. Io so che soddisfazione. Dai. Sì, si vede molto bene. Adesso sembra che non ci siano neanche nuvole, no? Diciamo che è velato, però sì, si distingue bene. Mancano giusto quei 13 minuti. Sì, sì. Adesso... La cosa più carina è vedere la tangenza finale, che c'è quell'attimo in cui i bordi. Magari torniamo da te per questo. Va bene. Mi sembra, allora diciamo... interrompo, poi ci riaggiorniamo dopo. Sì. Se vuoi far passare la palla a qualcun altro. Sì, Andrea Cavesso. Sì. No, pochi istanti fa quando è tornato di nuovo. Eccoci. Anche qua si vede molto bene. Adesso è sereno abbastanza da voi, vero? Sì, si è pulito un po' il cielo. Al massimo possiamo fare questo. Ovvio. Bellissimo questo, però si vede bene, dai. Sì. Ma si vede? Non si vede. Se non era qui, qua. Ricordiamo quindi che se siete interessati, vedo che ci sono 40 spettatori attuali, non solo l'eclisse, ma riuscite anche a vedere le differenze meteorologiche tra diversi punti della pianura emiliana. Ecco, il bello che passa. Sì, qua si vede molto bene. Grazie. È una triangolazione meteo, non un'eclissi. Sì, pian piano ci sarà. Ok, ho visto adesso che siamo stati citati, abbiamo avuto, hanno condiviso una storia da Nane Brune, grazie.
una pagina di divulgazione astronomica, andatele a seguire su Facebook e su Instagram, Nane Brune, grazie per la citazione, inaspettata. In realtà questo evento è stato un po' inaspettato, però penso sia molto bello collegare diversi gruppi, diversi divulgazioni, diversi gruppi che si occupano di divulgazione qua nel territorio. Ok, vedo che ha condiviso lo schermo Max da San Giovanni, però il momento... Cioè, per un momento si è visto, poi c'è stato... Siamo in San Francesco, Nicola. Eccoci, Luca. Ok, bene. Passo la parola a te allora, che vai pure. Allora, qui siamo di San Francesco del Ficeto, che attingua al chiostro dove ci sta rispondendo. Chiede a Romano se può parlare un po' più ad alta voce. Parla più forte. Siamo nella chiesa... Siamo San Giovanni per Ficeto, in una chiesa consacrata, sì, si sta, dove abbiamo allestito un meridiano, soprattutto una meridiana verticale che funziona dal solstizio primaverile al solstizio autunnale, sostanzialmente dalla primi di marzo fino alla metà d'ottobre. E qui abbiamo ovviamente il foro gnomonico, che ha 13 metri e mezzo di altezza, che proietta come possa petronio l'immagine del sole sul pavimento. La particolarità è che qui il foro gnomonico è stato ricavato ponendo un pannello di ottone su di un vetro del finestrone. Poi la cosa particolare, che è verticale, inoltre che il problema fondamentale che abbiamo adesso è che la chiesa è orientata a circa 39 gradi dal meridiano e il sole in estate entra sul pavimento alla, in pratica verso le 12:47-12:48, quindi da pochi minuti. La mia speranza è quella di valutare la possibilità di osservare una traccia ancora dell'eclisse che sta finendo sul pavimento. In qualche modo è un po' tipo San Petronio. San Petronio ovviamente fa bene, nel senso che è diventato giustamente, e qua abbiamo questo problema della chiesa che ha questi 39 gradi, però la cosa funziona. La meridiane fatte sostanzialmente verticalmente più due posizioni, cioè il solstizio estivo e la posizione passaggio da gemelli, toro gemelli e da leone a ecco quello, è in un subpavimento, vediamo il pavimento della chiesa. Adesso si sta allestendo anche una mostra. Comunque, quello che mi interessa è che vediate questo. Nel frattempo dovrebbe apparire il sole, ma eccolo qua, è già apparso. E vediamo che gli manca effettivamente un pezzettino qui in questa posizione. Non si vede bene, ma cioè, vedete anche che passa il sono anche le nuvole. Cambio, vediamo se viene meglio. Ho preso anche un altro schermo. Però ecco, si sta oscurando. Questo è il sole in San Francesco. No, infatti è così. Sì, la connessione è un po'... Però magari fate qualche foto, magari dopo le facciamo vedere. Ok, intanto magari collegarci. Ora, meglio sono più facile. Io farei così. Quasi la tangenza, Vai pure. Vai pure, Thomas. Allora, siamo riusciti a ricollegarci. Adesso qua abbiamo piazzato un piccolo telescopio, vediamo se riusciamo a metterlo a farvelo vedere, altrimenti vi girerò. Riuscite a vedere qualcosa? È un po' fuori asse, insomma. Non è così facile come sembra. Non è mai facile.
Allora, vediamo, qua si vede, a parte che si vede pochissimo anche qua sullo schermo. Niente, speravo che si riuscisse a vedere un po' meglio. In compenso abbiamo delle fotografie. Posso girarti le foto? Riesci a pubblicare? Dai, vai pure, dopo le pubblichiamo. Va bene. Niente. Comunque qua ormai è quasi finito, vi faccio vedere l'ultima carrellata della rocca. Qui era pieno di tempo prima, è uscito un attimo il sole, siamo riusciti a vederlo, c'è stato un wow generale e poi via. Bellissima esperienza. Magari bene, ragazzi. Vai pure. Adesso vi... Ok, mi sa che... Magari andrei da Davide e ci mostra la condivisione dello schermo del punto di tangenza. Adesso c'è qua, c'è il momento con le nuvole io adesso. Ah, ok, scusa. Allora, posso andare su? Provo. Lasciamo questa da San Giovanni. Aspetta. C'è tutto bianco adesso perché c'è proprio la nuvola pesante. Sì, San Giovanni ha avuto un momento migliore prima, ho provato a fare qualche scatto, poi più tardi magari... provo di elaborarli, ma adesso è tornato. Ecco, ce l'ho se volete, eh. È tornato fuori. Proviamo, dai. Cosa c'è che non va? Perché... Avete? Sì. Ci siamo proprio veramente verso la fine qua. Sì. Dovrebbero mancare più o meno 3-4 minuti. Ovviamente per la legge di Murphy ho le nuvole. Però sì, no, sono riuscito a prenderlo, quindi. Allora, quando ci sarà la prossima eclissi completa solare? Allora, nel senso, dipende dove, perché ci si può spostare in giro per il mondo e vederla anche nei prossimi anni. Da noi in realtà non lo so di preciso, so che il prossimo anno... Il 15 agosto non era nel 2026, che si dovrebbe vedere da sull'Italia, credo. Io so che il 25 ottobre del 2022 dovrebbe esserci un'eclisse parziale un pochino più intensa di quella che abbiamo visto oggi. Non ci credo, le nuvole adesso no, dai. Vabbè. Potevo andare diversamente? totale. Totale. Seguirà l'intervista con quanti nel 2008, non mi ricordo, organizzarono il viaggio in Giappone per l'eclissi più lunga del secolo e inseguirono un enorme cumulo nembo. Hanno visto le nuvole. C'è ancora un pelesimo, si vede. Però non la vedo. È qua. Ce l'avete? Io lo vedo sulla mia. Ok, ne sto approfittando per fare due scatti. Ok, ce l'ho. Si vede, adesso c'è un po' una nuvola. Il fatto che ci sono le nuvole che fanno anche il riverbero. Dai, stai così. Nicola? Sì? Prova, aspetta. Siamo proprio quasi alla tangenza adesso, guarda, si vede. Si vede. Su l'esposizione. Se da qua si vede meglio. Si vede meglio? No, non lo so. Io sto guardando la mia finestra, non sto guardando la live. Quindi... No, si vede bene da tutte e due. Perfetto. Le parti. Se volete interrompo, non è un problema. No. Si vede bene anche da Cavezzo. Riccardo, da San Petronio, diciamo... Sì, abbiamo un problema da Cavezzo, però... Siamo proprio alla fine, c'è proprio un micro pelino. Sì.
Sì, si vede che non è perfettamente circolare il disco solare. Eccoci. Ci lascio ancora. Credo mai anche un minuto, una roba del genere. Sì. Ok, io mi sa che, scusate l'interruzione, ma devo chiudere perché vogliono, diciamo, portinari vogliono chiudere e voglio rubargli il lavoro. Dai, ciao, grazie Riccardo, dalla Basilica di San Petronio, Bologna. Sì, a presto, ciao. Adesso... ciao. Ciao. Sì, tutta questa gente era qui a guardare. È quasi la fine, guarda che si vede proprio... secondo me il bordino di due montagne lunari, ecco, finita. Adesso... ok, magari finita. Se riesce... passiamo a San Giovanni. Interrompo. E vediamo il bordo al pelo pelo, se riusciamo. Non ho dei controlli comodissimi, eh. Abbiamo fatto un mega zoom sul bordo. Ma secondo me, col tempo che ci ho messo... niente, scherzavo. Beh, forse. Ah no. Sì, ok, mi sa che possiamo dire che... sì, sì. È terminata. È conclusa. Yes. Quindi, sì, allora diciamo, prossimi appuntamenti, se qualcuno vuole andare al Polo Sud, cioè il 4 dicembre 2021, c'è un'eclisse totale solare, al Polo Sud il 4 dicembre, non penso che... ma sai, adesso col Covid è un casino, con i viaggi... quindi niente, Polo Sud prossima volta. Però la estate, dai. È vero, è vero. Quindi si sta anche tra virgolette bene, c'è meno 40, meno 50 anziché meno 70. E poi qua io vedo che per eclisse totale solare a Bologna, per esempio, per fare un esempio, la prossima sarà, proviamo nei prossimi 10 anni. Abbiamo detto 25 ottobre 2022, ecco, il 2 agosto 2027 si dovrebbe vedere molto bene, è ancora parziale però, non è totale. Oh, guarda, si vede? Alla... sì, un bordino. Qui questo, no, il sole è andato, vedi questa eruzione? Sì, si intravede un po'. Bello. Così. Un'eruzione solare. Questa è in diretta, Sì. Cioè, siamo di più in questo momento. 8 minuti di differita, più o meno, però... sì, d'accordo, no? In diretta dal telescopio. Ok. Bello, quindi... io direi che possiamo chiudere la diretta a YouTube. Ci salutiamo con questa eruzione solare. E... quindi non so se vogliamo fare un giro di saluti. Abbiamo già detto a Riccardo, è dovuto uscire da San Petronio, Bologna. E, Davide. Ciao e grazie. E alla prossima eclissi magari. Grazie a te, sì. Con, speriamo, meno nuvole. Sì. E... l'osservatorio di Cavezzo, grazie mille. Grazie a voi per l'incontro. Grazie a voi e alla prossima eclisse. E poi salutiamo anche gli astrofili centesi che al momento non sono collegati, grazie anche a loro e grazie al gruppo astrofili di San Giovanni. Ciao, dimmi. Posso dire una cosa che è finita circa secondi fa, perché c'era il monte della luna, c'era uno dei monti lì, che si è visto fino a 30 secondi fa. Quindi ufficialmente è finita 30 secondi fa. Ok. Giusto per fare gli spaccamaroni come si deve. Ok, giusto così. Finita più o meno quindi alle 13. Sì. Esatto. Ok, grazie Andrea Luna, grazie di aver partecipato. È tempo di mangiare, immagino, quindi questa eclisse cade perfettamente
nel periodo di pranzo, e quindi faccio un ultimo recap così per quelli che sono rimasti in ascolto. Ringrazio l'associazione Strofili Centesi in diretta dalla Rocca di Cento in provincia di Ferrara, l'associazione Strofili Bolognesi con Davide in diretta da Padulle in provincia di Bologna, l'associazione astronomica Geminiano Montanari in diretta da Cavezzo in provincia di Modena dall'osservatorio che hanno a Cavezzo, e il gruppo Astrofili Persicetani in diretta da San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna con il telescopio, vedete Max e Luca. E Luca, che è tornato dalla spedizione nella Basilica di San Francesco, e l'eliostato che ha continuamente mostrato l'immagine qua nel quadratino in basso a sinistra. Non li abbiamo interpellati troppo, però è stato un buon modo per catturare l'attenzione di chi si è collegato con noi su YouTube. E niente, grazie per averci seguito. E speriamo di rifare altre dirette in questo modo con diciamo tutti i gruppi astrofili della zona. Grazie ancora e ciao. Ciao Nicola, grazie a te. Ciao. Lavoro. Ciao. 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 Grazie.